che lo Music Italia quest'oggi ospita un'artista italiana, una nuova artista, Iravox. Ciao, come stai? Benissimo, ciao Claudio, molto molto bene, sono molto felice perché stanno arrivando delle belle notizie, siamo galvanizzatissimi, io e il mio team, felice di dirti che siamo al primo posto dell'Absolute Beginners Radio Airplay Chart, cioè la classifica che monitorizza 180 emittenti radiofoniche italiane. Siamo al primo posto e siamo veramente felici, sto festeggiando. Te lo aspettavi? Devo dirti la verità, questo progetto al quale ho lavorato per tanto tempo è un progetto molto meditato, composto da tante cose che piano piano verranno tirate fuori. È un lavoro molto pensato, molto meditato, molto voluto, però da qui a dare per scontato che quello che uno crea poi arrivi, ce ne vuole. Per cui è vero che uno ci mette sempre l'anima nel fare le cose, però poi se dall'altra parte non viene colto il messaggio, non arriva quello che si vuole dire, purtroppo si è fallito. E la felicità grande, immensa che abbiamo nei cuori in questi giorni è proprio il fatto di essere stati probabilmente compresi, di aver tirato fuori un messaggio, quello del primo singolo, che in qualche modo è arrivato alla gente, è arrivato a chi ha deciso di programmare in radio il pezzo, per cui per noi già questa è una soddisfazione immensa. Allora, tra un po' approfondiremo bene il discorso di questo tuo nuovo progetto, però prima voglio farti conoscere meglio a chi ci sta ascoltando. Questa tua passione per la musica nasce da quando? Ah, guarda, questa è una domanda splendida. Nasce nella culla neonata, e ti spiego anche perché. Perché il mio papà, che saluto, ciao Fausto, è stato un cantautore da giovane, per cui tu capisci tutto quello, tutto l'amore, tutto quello che lui ha vissuto da giovane, da cantautore, che oltretutto ha fatto anche un disco che ha vissuto lui sulla sua pelle, poi ha riversato completamente sulla propria bambina, per cui mi metteva già a un mese di vita i dischi del Cielo in una stanza di Nina, di Gino Paoli, piuttosto che la musica internazionale, i King Crimson, gli Yes, i Genesis, i Pink Floyd, per cui guarda, io ho assorbito sin dalla tenera età tutto questo mondo musicale, tutto quello che mio padre amava alla follia, e poi la sua anche, diciamo, vena artistica, creativa. Io l'ho visto mille volte da bambina comporre i pezzi e in giro per casa canticchiare il nuovo ritornello, venirmelo a dire a Lorenuccia perché io in realtà mi chiamo Lorena in arte Iravox, ma sono Lorena Asaro, per cui mio padre veniva da me e mi diceva: Lorenuccia, senti la nuova canzone che ho scritto oggi. Per cui sai, un bambino è una spugna, per cui io ho veramente preso su di me tutto questo amore gigantesco di mio padre per la musica. Il tuo sound prende ispirazione da qualche artista in particolare? Tanti, tantissimi. Allora, io ho amato di mio alla follia di U2, Thrash Mode,
Per cui ti dico sì, indubbiamente il pop rock arriva tutto dall'amore per la new wave inglese, quella degli anni Ottanta. Però il tutto venato di elettronica, infatti mi piace questo connubio di sapore un po', consentimelo, retro pop rock, cioè un piede nel passato con una manina protesa verso il futuro, che è appunto l'elettronica. Infatti dopo gli U2 il mio grande amore immenso sono stati Depeche Mode, e oggi, per dirti, Lady Gaga, che fa anche lei una bella commissione tra pop rock ed elettronica, ecco. Tu sei anche autrice dei tuoi pezzi, giusto? Sì, giustissimo, sì, li scrivo io, a volte li scrivo anche insieme al mio produttore artistico Danilo Baiocchi, però diciamo che la scintilla creativa nasce da me. Io spesso compongo il testo, poi lo musico, e chitarra e voce vado dal mio produttore, faccio ascoltare il materiale e poi lui punta il dito, dice questa canzone è un po' più riuscita, quest'altra magari ha bisogno di una ulteriore revisione, questa mi piace di più, questa di meno, e poi decidiamo quali di queste canzoni, diciamo in nuce, in erba, diventerà poi un disco. Ecco. Ti risulta più difficile scrivere il testo o poi evidentemente realizzargli una musica? La parte musicale mi è sempre venuta in maniera immediata e spontanea. Sul testo ragiono molto molto di più, ma innanzitutto perché non mi piace usare certe parole scontate o parlare di argomenti magari triti e ritriti. Ecco, io mi arrovello e mi cruccio nella ricerca di un qualcosa che magari non possa essere già detto tante volte. Ecco, la mia ricerca dello strano, del nuovo, è più sul testo, perché la musica, ti devo dire la verità, implica per me una fatica minore, mi viene più spontaneo, più immediato, ecco, musicare che non scrivere un bel testo, ma perché voglio proprio che sia un qualcosa di pregno, di significativo, ecco. Non mi accontento mai del suono della parola. Molti artisti badano moltissimo al fatto che la parola debba suonare, cioè debba avere una melodiosità, una musicalità, una cadenza che renda poi morbida l'esecuzione. Io invece purtroppo a volte mi scontro anche con parole ostiche, con parole difficili, con testi magari lunghi, arzigogolati, ma perché mi preme anche tanto dire qualcosa in più. Il tuo genere musicale lo vedi meglio a un Festival di Sanremo oppure qualche altra manifestazione canora? Ma guarda, io ti dico che uno dei miei sogni sin da bimba è il palco dell'Ariston. È una manifestazione che secondo me ancora oggi è validissima, è una vetrina immensa, tutto il mondo si ferma, perché Sanremo non è vista solo in Italia, ma è mondovisione. Per cui guarda, caspita, Sanremo, non c'è niente come Sanremo per me e per quello che ho immaginato appunto potesse essere il clou, il massimo del successo per me. Ecco, già calcare un palco del genere, essere visto in un colpo solo da milioni di telespettatori, caspita, impagabile, numero uno per me. Da qualche anno a questa parte vanno di moda i duetti musicali. Tu ci hai mai pensato? E eventualmente con quale artista gradiresti farlo? Allora, guarda, ti do un'anticipazione, ti do una chicca. Allora, io ai duetti ci penso sempre perché molti, molti artisti mi ispirano e guarda, ne avrei tanti di duetti ideali, soprattutto duetto con un'altra donna. Ecco, io amo la donna in veste rock, perché guarda, se parliamo a livello ideale, io impazzirei per fare un duetto con, che ne so, del passato ti posso dire Loredana Bertè, Anna Oxa, Gianna Nannini, Antonella Ruggero De Matteo. A Bazzar, di quelle di oggi ti potrei dire Emma, Dolce Nera, insomma rock, le donne rock le amo e le ho nel cuore, però io un duetto nell'album ce l'ho già e ti dirò che è stato un piacere farlo, un immenso onore per me,
avere come ospite nel mio album niente proprio di meno che Viola Valentino, una donna meravigliosa, un grande talento, una voce stupenda, unica, riconoscibile, calda, profonda, avvolgente, ed è venuto un duetto strepitoso, per cui guarda, io spero che sia ben augurale e che questo sia il primo di una lunga serie. Poi li sentirai. Febbre. Bene, allora ci stiamo avvicinando quindi a scoprire qual è questo progetto tanto che tanto ti sta dando soddisfazione, soprattutto con queste classifiche dovute comunque al momento a un singolo. Allora iniziamo a parlare di questo singolo per poi arrivare a tutto il resto. Allora il singolo si chiama Febbre, giusto? Si chiama Febbre. Esatto, giusto, Febbre. Allora, guarda Claudio, come puoi immaginare, Febbre non parla della malattia del corpo, non è la febbre del corpo, ma ahimè tratta della febbre dell'anima. La febbre dell'anima che cos'è? È tutto quell'insieme di delusioni, frustrazioni, insoddisfazioni, complessi disagi anche all'interno della società che poi portano a tanta tristezza, malinconia, portano a far dire ai giovani me ne voglio andare via, voglio scappare, oppure non voglio alzarmi dal letto stamattina. Ecco, tutto questo che si può tradurre in male di vivere è contenuto in questa canzone, proprio perché io, guarda, purtroppo in passato l'ho provata sulla mia pelle. E questo testo praticamente ti vuole dire va bene, oggi vuoi stare spento, come dice anche Vasco Rossi, va bene non alzarti al mattino, stai anche nel letto a crogiolarti, però questo momento di stasi deve servire a riflettere, a capire come si può fare a risolvere i problemi, non deve essere un mero crogiolarsi nel letto e chiudersi al mondo, ma deve essere un momento di riflessione nel quale ricaricarsi, ricaricare le pile, tentare di migliorare, trovare un modo per uscire da questo male di vivere, un modo che io poi ho trovato nella musica. Io ne sono uscita da tutte queste, diciamo, malinconie, tristezze, creando i miei videoclip, creando le mie canzoni. E io quello che auguro a tutti, ed è l'augurio anche di Febbre, della canzone Febbre, è che il giorno seguente bisogna guarire, bisogna trovare da sé le forze per uscire dal letto, ripartire più forti del giorno prima, perché le battaglie sono tante e non ci si può fermare mai. E poi soprattutto la vera forza dobbiamo trovarla dentro di noi, perché sennò non ce la dà nessuno dal di fuori. Ecco, questo è un po' quello che volevo comunicare. Febbre quando è nata come idea? Allora guarda, Febbre è nata, ti potrei dire, 10 anni fa. Io ero piccola e già scrivevo il testo, per cui il testo di Febbre è nato sotto forma di poesia almeno 10 anni fa. Poi 2 o 3 anni fa ho deciso anche di musicarlo, perché ero capitata in un momento in cui questo testo era veramente molto pertinente a quello che io sentivo dentro l'anima, ecco. Anche se devo dirti la verità, è un momento così splendido, così meraviglioso quello che sto vivendo, un quarto d'ora così bello questo, che ovviamente posso dirti che la febbre in questo momento è superata, però caspita, ogni volta che risento questa canzone mi viene in mente qualcuno o qualcosa che appunto c'entra, per dirti, le persone mi stanno scrivendo, caspita, io mi sento proprio così.
E questa è la mia soddisfazione più immensa, perché quando una persona si rivede in quella circostanza, in quello stato d'animo, ecco, tu hai colpito e sei arrivato. Cioè, per me è successo questo, riuscire ad arrivare alle altre persone, parlando di una cosa che magari nel passato è stata nostra, ma che nel presente fa rispecchiare e fa rivedere tante altre persone che vivono invece quel momento. Sei anche la protagonista del videoclip che hai realizzato su questo brano. Sì. E innanzitutto l'idea del filmato è venuta a te? Sì. Allora, sì, guarda, consentimi di dire questo, perché secondo me è carino da dire, questo è soltanto, diciamo, il primo capitolo di una piccola saga. Perché, allora, ti spiego, Febbre è la prima perla di una collana. Praticamente io ogni canzone dell'album che uscirà in primavera ho fatto un videoclip che fosse anche una storia, che fosse un piccolo film. Quando man mano andremo avanti, praticamente quando usciranno il seguito di questa storia, gli altri pezzi, voi capirete che c'è un fil rouge che lega tutte queste storie. Praticamente la protagonista si troverà in varie circostanze, in questo caso si trova in un manicomio del futuro. Questo anche un po' per rispecchiare la canzone, proprio perché, come ti dicevo prima, il pop rock è un piedino nel passato e l'elettronica è la manina protesa verso il futuro. E così rispecchia anche il videoclip di Febbre, cioè il manicomio, una cosa che grazie a Dio non c'è più, del passato, però ambientata nel futuro, è il manicomio del 3000, praticamente il manicomio dei musicisti. Perché musicisti? Perché molte volte mi sono sentita dare della pazza perché cantavo, perseguivo questo sogno, e allora in un certo qual modo dal di fuori mi hanno fatto sentire che se volevo fare musica, se volevo nella vita diventare un artista, ero pazza. Ed è per questo che c'è il manicomio del 3000, ma dei musicisti. Quindi avremo modo di seguire tutto questo tuo progetto col passare del tempo. Quindi hai detto una collana con varie perle, e quindi questo vuol dire che la scelta di Febbre come primo singolo è dovuto a questo inizio della storia, in pratica? Esatto, esatto, è l'inizio della storia, all'inizio del tutto. E poi mi piacerebbe tantissimo poter un domani regalare il DVD insieme al CD, in modo che la gente, appunto, magari si sente il CD a casa nello stereo in maniera molto convenzionale, però poi magari la sera si siede sul divano e mette sul DVD e si guarda un film musicale. Ecco, praticamente tutta questa storia, tutta tenuta insieme da questo fil rouge che scoprirete, visibile appunto come se fosse proprio un vero e proprio film musicale. Per cui ho creato questa sorta di video concept album, cioè praticamente il passaggio successivo del concept album, quello del video, praticamente del film musicale con dentro il concept. Hai anche realizzato un video riguardo un oggetto non identificato. Mi spieghi un po' il tutto? Sì, allora, scusa se rido, mi fa sempre un po' ridere questa storia, perché guarda, sbalordisce me come sbalordisce le persone a cui racconto la storia. Faccio un passo indietro. Il promo di questo progetto, Iravox, è ambientato sempre nel futuro. La protagonista, Iravox, lancia un Mayday alla Terra perché la navicella interspaziale si trova in avaria, chiede il permesso di atterrare e così inizia il tutto. E questo è il promo di fantascienza di tutto il video concept album di fantascienza di cui abbiamo appena parlato. Cosa succede? La cosa particolarissima è che durante le riprese di questo promo di fantascienza, dove io sono l'extraterrestre che atterra sulla Terra, di notte alle 3:15 di notte ci bussa il vicino di casa e ci invita a uscire per vedere che c'è un oggetto volante non identificato nel cielo. Allora io, che avevo già la telecamera accesa e tutto pronto, vestita da alieno, mi sono scapicollata fuori insieme al mio produttore, abbiamo filmato questa sorta di UFO, questo oggetto non identificato che volava, e ne abbiamo creato un video che oltretutto adesso è al vaglio
parlo anche di, diciamo, personalità competenti in materia. Ed è una storia vera, ripeto, mi fa ridere, ma proprio perché è vera. Andatelo a vedere, e a me piace pensare che siccome stavo parlando appunto degli alieni e degli UFO, qualche UFO si è interessato a me, qualche alieno è venuto a controllare, a supervisionare il promo di Iravox. Ma vediamo che cosa stanno combinando questi qua. Poi vedremo i responsi, cosa ci diranno, insomma. Ora cerchiamo di scoprire quali sono gli altri brani presenti nel tuo album. Mi hai anticipato il duetto con Viola Valentino e ci sono anche altri brani. Allora, guarda, dovrebbero essere 10/11 e tireremo fuori Il cielo in una stanza, l'unica cover dell'album che abbiamo voluto inserire dentro, perché secondo noi è venuta veramente bella, è venuta proprio bene bene. Allora, praticamente ti spiego, questa cover inizia come inizia il brano originale del 1960, con una voce molto effettata tipo Mina, con un bel riverbero lungo, con l'effetto della puntina del disco, anche del 45 giri, con, diciamo, il fruscio e la polvere del disco in vinile, che poi diventa di colpo punk rock, ma proprio un punk rock scatenatissimo e quasi ska, oserei dire. È venuto bene, piace, la gente è impazzita per questa versione, ce l'hanno richiesta, per cui abbiamo deciso di metterlo nell'album e tirarlo fuori appunto come singolo. Come posso dire, quell'idea che ebbe anche Sid Vicious dei Sex Pistols, riprendendo il brano My Way di Frank Sinatra, non so se ti ricordi, nel 1979 la stravolse completamente per farne una versione dissacrante. Ecco, noi abbiamo bonariamente dissacrato Il cielo in una stanza, anche perché ancora oggi è forse la canzone più amata dagli italiani di tutti i tempi, per cui abbiamo pensato, ma questo pezzo così meraviglioso, così amato, se ci fosse anche una versione di questo brano altrettanto amata ma molto distante, noi saremmo veramente veramente contentissimi, ecco. Quando sei qui con me, quando sei qui con me, quando sei qui con me, quando sei qui con me. Quindi 10/11 canzoni, ma quella che preferisci quale sarebbe? Ce n'è una che preferisci tra le tante, oppure le metti tutte allo stesso livello? No, guarda, ogni scarafone è bello a mamma sua, va bene, però io la mia preferita ce l'ho, si chiama Giro Tondo. A Girotondo io ho fatto un videoclip, secondo me bellissimo, lo vedrete, è ambientato in una casa discografica sempre del 3000, sempre nel futuro, una casa discografica che costruisce a tavolino l'artista virtuale perfetto, crea un Frankenstein, diciamo così, che poi alla fine si ribella ai propri creatori e li incenerisce e fa morire tutti. Bella, Girotondo mi piace perché è il solito mio pop rock elettronico, ma con una commistione importante, cioè quello della dubstep, una ventata di novità musicale che a me ha coinvolto tantissimo l'anno scorso, e ho voluto proprio fortissimamente riarrangiare questo brano, che era rock e basta, con l'incursione prepotente dei suoni della dubstep, che a me particolarmente in questo periodo mi fanno proprio impazzire, ecco. Un pregio di Iravox.
Beh, guarda, a me piace citare il pregio che dice sempre il mio produttore discografico. Lui dice a tutti: io ho preso sotto di me quest'artista perché quest'artista è originale. Ecco, la parola originale è la cosa più bella che uno, il complimento più bello che uno può farmi. Non c'è nulla, secondo me, in un progetto artistico che sia superiore all'originalità. L'originalità, prima di tutto, bisogna avere qualcosa da dire di proprio, bisogna intraprendere una ricerca musicale anche negli arrangiamenti che sia propria, che renda riconoscibile il proprio prodotto immediatamente. Sto studiando anche, facendo uno studio vocale sulla mia timbrica per renderla unica, perché anche questo mi piacerebbe associare il timbro a un marchio, cioè vorrei che, come tante grandi cantanti italiane, subito alla prima nota per radio uno potesse dire: ah caspita, questo è il nuovo disco di Iravox. Ecco, l'unicità, l'originalità è la cosa più importante di tutti. Visto che mi è stato detto che io sono originale, ecco, questo è il più grande pregio che io possa avere, e spero di mantenerlo, ecco. Quindi per l'album i nostri telespettatori dovranno attendere l'anno nuovo, ma ha già un titolo? Sì, allora, il titolo è Controluce, Claudio, ti spiego perché. Controluce perché mi piacerebbe tantissimo, è uno dei miei sogni, poter fare, se ne avrò l'occasione in futuro, degli album che abbiano sempre la parola contro dentro. Allora, questo è Controluce perché il mondo Iravox si palesa, ma non si palesa, non lo si conosce ancora bene, è tutto da scoprire, per cui lo si vede in controluce, si vede il contorno, ma il contorno è sfumato, è un approccio da lontano, diciamo. Mentre per gli altri album, spero vivamente per me ci potranno essere in futuro, mi piacerebbe scrivere appunto un album controcorrente, uno controtempo, controvento, piuttosto che, mi piacerebbe avere sempre la parola contro dentro. E tu direi: perché contro? Ma un po' perché io di mio, di carattere, voglio scuotere sempre, ecco, mi piacerebbe scuotere le coscienze, dire ai giovani: ragazzi, piuttosto che dire sempre di sì, andate qualche volta contro, perché bisogna anche far valere quello che si ha dentro di noi, per cui non seguire solo le minestre già pronte, ma a volte anche avere il coraggio di essere contro le cose sbagliate e dire la propria sempre e comunque. E abbiamo parlato tanto in generale del campo musicale e soprattutto di questo tuo progetto imminente. Dovremo attendere, quindi, come dicevamo prima, la primavera dell'anno nuovo, e noi cercheremo, se vorrai, di seguirti anche per il futuro, per quelli che saranno i tuoi lavori successivi, d'accordo? Grazie infinite. Se posso permettermi, io vorrei ricordare a tutti i nostri telespettatori che, se avete piacere di scoprire questo mondo di Iravox, potete trovarmi sui social network, oppure guardare un po' di videoclip, un po' di fotografie mie, un po' di notizie sul sito ufficiale www.iravox.com, oppure per chi volesse darmi dei consigli, dei pareri, dirmi la propria opinione, ben accetto sul profilo Facebook di Lorena Asaro. Io sono Lorena Asaro, cantautrice visual artist, per cui, ragazzi, scrivetemi, ditemi la vostra, io rispondo sempre a tutti e mi piace tantissimo avere questo rapporto con la gente, perché la gente mi dà consigli, è interessata, fa considerazioni intelligentissime, per cui mi piace tanto quando la gente mi scrive, io rispondo, ascolto tutti e faccio tesoro di quello che le persone mi dicono. Per cui, sperando appunto che i prossimi lavori vi piacciono, vi saluto e vi rimando appunto sulle mie pagine di Iravox che vi ho appena citato. Bene, e noi lasciamo i nostri telespettatori e al termine di questa intervista facciamo anche ascoltare una parte del tuo brano Febbre, d'accordo? Benissimo, grazie infinite, buona febbre a tutti. Allora, in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao Claudio, grazie, ciao a tutti ragazzi, ciao.